Allora, per la realizzazione delle scarpette da danza a portachiavi o per chiudere una bomboniera, insomma, per quelle piccoline, si devono montare 13 catenelle. Io sto usando il cotone numero 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Cotone numero 5, scusate, è uncinetto 1,75 io. Allora, partendo dalla seconda catenella, quindi non, dove stai? Ecco qua. Non la prima, ma la seconda, facciamo 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei maglie basse, lavorando ovviamente solo l'aletta superiore perché la lavorazione è in circolo. Fatte le sei maglie basse, dobbiamo fare 5 mezze maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro e 5. Nella catenella di angolo ci facciamo dentro 3 mezze maglie alte, tutte dentro questo buchetto. 1, 2 e 3. Proseguendo dall'altro lato facciamo di nuovo 5 mezze maglie alte. Quindi io faccio la prima. Poi stringo il cordoncino, quindi ne ho fatta una, due, tre, quattro e cinque, e di nuovo 5 maglie basse. Uno, due, tre, quattro e cinque. Chiudo il lavoro con una maglia bassissima nella catenella, nella prima maglia bassa che abbiamo lasciato non lavorata, cioè nella prima catenella che abbiamo lasciato non lavorata. Allora, secondo giro, una catenella, 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 5 e 6, 5 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Nelle prossime 4 maglie ci facciamo un aumento di mezza maglia alta, quindi nelle prossime 4 maglie, lavoriamo 2 mezze maglie alte in ogni maglia, quindi 2, 4, 6, 8, 5 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5.
5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudiamo con la maglia bassissima. Dobbiamo fare un giro di maglie basse, sempre facendo la prima una catenella. Dobbiamo fare un giro di maglie basse senza come si presentano. Arrivata all'ultima maglia, facciamo la maglia bassissima per chiudere il giro. Bene. Facciamo cura di avere sempre il lavoro che inizia dal tallone. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vi avanzasse una maglia o due, la fate, partite sempre dal tallone. Ok? Adesso dobbiamo lavorare in costa. In costa significa che dobbiamo prendere solamente delle due alette della maglia bassa, la parte esterna, quella di là. Allora, una catenella, 10 maglie basse in costa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Facciamo 1, 2, 3, 2 diminuzioni, 1. Normali le diminuzioni, non in costa, 2 diminuzioni, una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, 2 diminuzioni. E arriviamo di nuovo con le maglie basse fino al tallone. Ultimo giro della scarpetta, una diminuzione iniziale, 8 maglie basse, normali, non in costa, normali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2 diminuzioni. Due maglie basse, due diminuzioni, maglie basse fino al tallone. Chiudiamo con una maglia bassissima e la scarpetta è finita. Fermate se ci stanno fili da fermare, ovviamente. Il filo di chiusura lo lasciamo un po' lungo perché poi magari ci può essere utile per fare una catenella, per agganciarlo, insomma serve sempre a qualcosa. Allora, prendendo un contenitore qualsiasi, ci mettiamo dentro un po' di colla vinilica, che ovviamente non esce, ma non importa perché noi... Ecco qua. Con un goccino d'acqua, ma veramente poco, più colla che acqua. Tanto ovviamente se dovete fare tante scarpette, preparatevi un po' più di colla, insomma, tanto li dovete lasciare dentro in ammollo. Quindi preparata la mistura di vinavil e colla, ci immergiamo dentro la nostra scarpetta, la facciamo proprio assorbire di colla completamente,
togliamo la colla in eccesso. La mettiamo a seccare, diciamo, ad asciugare in una così in questa posizione, dandogli ovviamente già la forma della scarpettina. Quindi ecco qua. Bene. Quindi questa la lasciamo asciugare, ci vediamo dopo. Allora, a questo punto, quando le scarpette si sono, diciamo, quasi seccate, e ovviamente ne abbiamo fatte due. A questo punto, la vostra fantasia deve prendere il sopravvento e fare gli addobbi per le scarpette. Allora, per quanto mi riguarda, io faccio un fiocchettino, quindi prendo un pezzettino dello stesso filo che ho usato per fare il lavoro. Lo inserisco da parte a parte qui nella punta con un ago. Ok? A questo punto, con la pazienza di Giobbe, facciamo un fiocchetto, cercando di farlo ovviamente il più piccolo possibile. Quindi prima facciamo un fiocco normale, poi tenendo con il dito il nodo, tiriamo i due lembi fino a che le due estremità del fiocco non raggiungano la grandezza desiderata. Ok? Ci vuole un po' di pazienza per fare questa parte. Ok, raggiunta la larghezza desiderata del fiocchettino della nostra scarpa, tenendo per carità di Dio sempre il nodo con l'unghia della mano, tagliamo i due pezzettini di filo in più. Forbici non tagliano più. Bene. A questo punto riprendiamo di nuovo la nostra colla con un pennellino, andiamo a schiacciare i due fiocchetti e li andiamo a sistemare. Con un aghetto o qualcosa, insomma. E andiamo a dare la forma che vogliamo che abbiano quando sono asciutti. Quindi uno, prendiamo l'altro e lo andiamo a incollare. Ok? Detto questo, dato che deve asciugare di nuovo la colla, gli diamo un'altra spennellatina. Ok, qua. Se vedete che la scarpetta è un po' troppo morbida, insomma, ovviamente rinforzate con un altro po' di colla, tanto comunque deve asciugare, quindi tanto vale dargli un'ulteriore mano di colla. Niente, mettiamo ad asciugare. Bene, allora a questo punto le nostre due scarpette da danza sono finite, quindi noi adesso le dobbiamo in qualche modo rendere a portachiave, insomma, come vi pare a voi. Allora, niente, a questo punto voi avete vi sbizzarrite come volete. Io ho tirato fuori un po' di cosettine che avevo, ecco, per esempio, io in questo caso, ecco, vedi, ho lasciato i due fili lunghi proprio appositamente. Allora,
Questo filo che avete lasciato, probabilmente se vi si sporca di colla, è un po' durino da sistemare, però insomma piano piano facciamo una catenella, prendete uno dei due, che ne so, io in questo caso faccio una catenella per dire, non lunghissima, piccolina. Tipo 2, 4, 6, 8, 10, 3, 14 catenelle, 15, 15 catenelle. Poi che ne so, prendo un cosettino d'argento, per esempio, ce l'ho così. Vediamo che altro posso fare. Prendo il portachiavi, lo inserisco all'interno della. Del filo così. Ci siamo? A questo punto prendo un ago, reinserisco l'ago nel cosino argentato per dire e fisso l'altra scarpetta. La cucio, vediamo che esce fuori. Cuociamo per bene. Questo lo possiamo anche tagliare, tanto c'è pure la colla e quindi non si sfilerà mai nella vita, sempre che io trovo le forbici che sono sparite. Vabbè, dopo lo tagliamo. Fissiamo bene il filo all'altra scarpetta. Un nodino di sicurezza. Io intanto cerco le forbici. Allora, le scarpette da danza sono finite. Ovviamente, come vi ho detto prima, per l'abbellimento sta la vostra fantasia e spero di aver accontentato chi me le aveva chieste e niente, ci vediamo alla prossima con il prossimo progetto. Vi ringrazio sempre per l'attenzione. Se volete condividete il video e lasciatemi i vostri commenti. A presto, ciao ciao!